Ciao ragazzi, sono Keiko Chan. Oggi sono qui perché voglio anch'io dire la mia sugli otaku che disprezzano qualsiasi cosa, non è giapponese, e in più vorrei parlare degli otaku in generale, cioè quelli che io non sopporto. Allora, naturalmente questo video si rifà al video di Kaji, dove lei parla più che altro dell'approccio degli otaku verso qualsiasi cosa che non è giapponese, in più che altro la Walt Disney. Allora, io voglio dire che questo l'ho notato anch'io, cioè che qualsiasi cosa non è giapponese fa schifo, insomma, diciamo papale papale. Gli otaku, in questo contesto userò la parola otaku per specificare gli appassionati di manga e non con diciamo il significato originale, anche perché dire ogni volta appassionati di manga è troppo lungo, quindi ve lo dico in anticipo, userò la parola otaku per diciamo far intendere appassionato di manga e non ossessionato, eccetera, eccetera, come in Giappone. Allora, dicevo, questi otaku, che si definiscono otaku, insomma, quello che è, disprezzano oggi come oggi qualsiasi cosa non è giapponese, mentre qualsiasi cosa è giapponese è giusta. Ma perché deve essere giusta? Questa cosa l'ho notata fin dall'inizio, che iniziai a fare manga, quando conobbi un amico che praticamente mi disse subito: guarda, i manga sono belli, insomma, piacevano anche a lui, mentre quelli coreani fanno schifo. Io diciamo che l'ho fatta un po' influenzare, anche perché lui era più esperto di me, io ero alle prime armi, diciamo, insomma, conoscevo solo manga, quindi ho dato per scontato che fosse così. Però vedevo qualche disegno carino, insomma, sembrano così brutti. Poi conobbi una ragazza, insomma, lei era sposata e lei aveva anche qualche manga coreano. Infatti, come ben sapete, il primo manhwa che lessi è stato Model, che ho letto solo Model, vabbè, scusate. Model, che l'ho trovato stupendo. Certi disegni, diciamo che i coreani sono un po' diversi e hanno, diciamo, adesso sto leggendo La sposa di Abe, che a volte non riesco a capire quando stanno parlando cioè quando inquadra il passato e quando il presente, perché nei manga giapponesi si sa, usano lo sfondo nero, la maggior parte naturalmente, per far vedere il passato, mentre i coreani non lo capisco ancora. Quindi diciamo che bisogna farci un po' l'occhio. Però non sono brutti, io li ho trovati molto belli. Poi, che altro? Io vedo, insomma, a parte disprezzare il manhwa, disprezzano qualsiasi tipo di forma, di arte, arte nel senso sto parlando di manga, di fumetti e animazione, di qualsiasi altro paese. Prendiamo, come ha detto Kaji, la Walt Disney. Adesso voi mi dovete dire come cazzo fate a disprezzare la Walt Disney quando io ancora oggi mi vedo Re Leone, mi vedo La Bella e la Bestia. Chi più ne ha più ne ha, Robin Hood, mi piace moltissimo Robin Hood, Little John, Buffalo, cioè dai, no, l'ho rivista anche qualche tempo fa, sto comprando i DVD a mia madre, perché ormai le videocassette, insomma, non si usano più, ho un solo videoregistratore che lo uso io, e ormai le sto facendo le serie della Walt Disney tutte in DVD. Io non disprezzo niente che sia al di fuori del Giappone, cioè, per esempio, posso dire, ecco, che i doppiaggi americani non mi piacciono, ma non mi piace niente cioè, di queste cose, nel senso che quando sento, ad esempio, diciamo, un film, per esempio io mi piaceva vedere i film, dopo averli visti, diciamo, insomma, in italiano, mi piaceva sentirli anche in lingua originale. E mi sembra che gli americani, comunque, insomma, l'inglese, non ci mettano passione, cioè come se stessero davvero facendo la lista della spesa. Però questo è un conto, arrivare a disprezzare delle opere è un altro. Oppure anche il fatto del doppiaggio italiano, tutti si lamentano del doppiaggio italiano. E perché vi lamentate del doppiaggio italiano? Cioè, posso capire qualche eccezione. Per esempio, a me non è piaciuto, e ho visto prima questo, il doppiaggio italiano di Vampire Knight. Però io prima di vedere quello giapponese ho visto quello italiano, proprio perché non per farmi influenzare, ma non è detto che perché il doppiaggio giapponese è bello. Ad esempio di Bakuman, che adesso non seguo più. Cioè, seguo il manga ma l'anime non mi va. Non mi piace la voce della ragazza di. Oddio, scusate, i nomi di Bakuman proprio non mi entrano in testa. Comunque la ragazza di quello con gli occhiali, insomma, c'è cioè il duo, loro
due vogliono fare il mangaka. Quel ragazzo, insomma, quello intelligente, quello che fa le trame, a quella ragazza che si accolla, eccetera. La voce di quella non mi dite che è bella, perché altrimenti, cioè, sarete proprio delle persone non coerenti. E non mi piace, però nessuno ha detto: ah, fa schifo questa voce. Perché? Perché è giapponese. Oppure non vi accontento. Un'altra cosa, ecco perché io ho detto volevo parlare di due tipi di otaku, che poi sarebbe proprio lo stesso, non lo so, è il fatto che vi lamentate sempre. Ma che palle! Cioè, ad esempio, parliamo di Sailor Moon, il doppiaggio storico, no? Tutti ci siamo lamentati un pochino, anch'io l'ho detto, ah, ma le censure, insomma, invece di dire A, dice B, insomma, tutte queste cosine qui, no? Quando la Shinvision ha fatto poi insomma, ha ridoppiato Sailor Moon con gli attacchi detti bene, i dialoghi giusti, insomma, tutto bello, fedele all'edizione giapponese, ho letto i commenti e i commenti sono stati: ah, però non mi piace, io sono abituata al linguaggio, ah, sì, al linguaggio, ma no, al doppiaggio storico, quello era più bello. Ma insomma, ma possibile, dovete sempre rompere le palle, scusate. Cioè, io sinceramente sarei stata contentissima di vedere questo cacchio di doppiaggio qui. Certo, l'ho visto su YouTube, però, nel senso, adesso stanno facendo questi DVD di Sailor. A me sarebbe piaciuto questo doppiaggio qui, italiano, anche perché il sub Ita è bello naturalmente, però ogni volta ti devi mettere vicino alla TV o al PC a leggere i sottotitoli. Anche perché se tu vuoi vedere, diciamo, in televisione, te lo metti in DVD e ti vuoi mettere sul letto, non lo puoi fare perché non leggi i sottotitoli. Giustamente, a meno che uno non sa benissimo il giapponese, quindi dice, se ne frega, neanche mi scarico i sub Ita se lo vede direttamente in giapponese. Però, insomma, di tutti questi italiani, in quanti conoscono bene il giapponese da poter dire me lo vedo in giapponese mentre sto sul letto? Io preferisco un bel doppiaggio italiano. Purtroppo le censure, le cose, eccetera, ci sono, e lo so, però preferisco vederlo in italiano piuttosto che in giapponese. Mi piace, non, cioè, diciamo, non fraintendete, a me piace il linguaggio giapponese, insomma, i doppiaggi, eccetera, solo che, come ripeto, è molto scomodo, anche se una è ormai abituata a leggere sottotitoli e vedere l'immagine, purtroppo però devi stare sempre così a leggere, poi certe volte magari non fa in tempo, manda un pochino. Insomma, però anche se qualcuno vi fa un doppiaggio fatto bene, voi rompete lo stesso. Io posso, mi sono lamentata solamente di Vampire Knight, ma di uno mi sono lamentata. Voi vi lamentate di qualsiasi cosa. Oppure gli otaku, come dice Kaggi nella seconda parte del suo video, che dicono di essere otaku, ragazzi, sempre, diciamo, la parola significato appassionati di manga, sto parlando di quello in questo senso, però non comprano manga. Allora, io questi non li sopporto. Cioè, per esempio, dicono poi queste persone, lo sapete perché non li sopporto? Perché dicono bimbi, giappo minchia, ai ragazzini di 13, anche ragazzine 13-14 anni che hanno appena iniziato a interessarsi a questo mondo, ecco. Che poi è più o meno l'età in cui ci siamo interessati un po' tutti quanti, poi c'è chi prima, chi dopo, naturalmente. E gli dicono giappo minchia perché conoscono solo Naruto, conoscono solo Dragon Ball. Ma scusate, ma voi che siete nati imparati? Cioè, voi appena entrati nel mondo dei manga, conoscevate qualsiasi manga esistente e facevate tutte opere sconosciute? Ma non ci credo neanche se vi vedo. Cioè, io quando ho iniziato con i manga, ho iniziato con Dragon Ball, facevo solo Dragon Ball, e poi finito Dragon Ball ho preso i manga di cui conoscevo il cartone, ovvero Ranma, ovvero Inuyasha e Slam Dunk, e vabbè, lo speciale di Sailor Moon. È normale che uno prende prima manga di cui ha visto il cartone da bambino o comunque lo sta vedendo adesso. E loro, secondo me, sono più appassionati di manga, più otaku di voi, che l'unica cosa che fate è leggere scan. Quante volte mi è capitato, per esempio, naturalmente quando conosci un otaku a prima vista, cioè, diciamo, un otaku, sì, un otaku, perché qui lo sto usando in questo contesto. Un otaku che ti dice: ah, quanti che manga hai? Allora tu magari fai la lista, dici c'è questo, quello, quell'altro, eccetera, eccetera. E poi fai tu la domanda: tu che manga hai? E loro ti rispondono: neanche uno. E io rimango, dico: scusa, ma allora hai appena iniziato? Perché comunque sì, è normale che tu chiedi, dice, vai, hai appena iniziato, starà, diciamo, vedendo gli anime sub Ita per il momento. E invece loro non ne comprano nemmeno uno. Perché dicono, perché costano tanto, meglio le scan. Ma scusatemi, leviamo adesso la parola otaku.
Anche un appassionato o un semplice amatore, anzi no, un appassionato, uno che dice di essere un appassionato di manga, sta penna che c'entra, non può definirsi appassionato uno che non ha neanche un caspita di manga, cioè neanche uno, neanche un quarto, neanche a vederlo, neanche a pagarlo oro, ma non è possibile. Oppure ti dicono, ma io non ho i soldi per comprare i manga, ok? Però per esempio... Sei appassionato, non so, di Naruto, di Bleach o quello che è, no? Non mi dire che tu in 3 mesi, perché Naruto è trimestrale, porca vacca, non riesci a mettere da parte 3,90 euro. Non ci credo, ma neanche se. Ma neanche i barboni non hanno 4 euro da mettere da parte ogni 3 mesi. Cioè, poi come dice Kaji, un appassionato fa di tutto per comprare il manga. Certo, magari, per esempio io mi definisco otaku. Quasi nel vero senso della parola, cioè nel significato originale di manga. Perché? Perché io, anche se non ho una lira, io quando vado in edicola compro sempre manga nuovi, in edicola e fumetteria. Io anche a costo di svenarmi devo comprare i manga. Non c'è niente da fare. Per esempio adesso esce Chidose, eccetera, e il Bacio della Rosa che mi interessano. So che purtroppo non lavoro e magari dovrei farne a meno, ma io non ci riesco e so che li comprerò. Io non dico che adesso tutti devono fare come me, nel senso essere proprio ossessionato, lo deve comprare, però i manga che magari più vi piacciono, cioè comprateli. Non mi potete dire no perché costano tanto. Porca miseria, se sei appassionato, se sei così tanto amante, anche se costa 40 euro te lo compri. Certo, adesso sto esagerando, però per dire. È un discorso che volevo fare anch'io, infatti mi sa che ci sarà una seconda parte, perché cioè, devo dirne proprio tante, tante, tante. E un'altra cosa che cioè, mi dà fastidio molto questa cosa di i giappominchia sono questi ragazzini, che poi ragazzi, io ho parlato con tanti ragazzini appena entrati nel mondo dei manga, che avevano 13-14 anni, sono delle persone così carine, cioè nel senso che loro non chiedono, dicono sì, otaku, però loro usano nel senso in cui siamo, cioè per far capire che è appassionato di manga, come ripeto, non abbiamo un modo per definirci, quindi dicono sì, sono otaku, sono entrata da questo mondo da poco. Io parlo con loro, sono carinissimi, sono dolcissimi, mi ricordano quando ho iniziato io, che per loro era tutto nuovo, infatti mi dicono sempre che mi consiglia di leggere, eccetera, perché conosco solo quelli famosi. Ma è normale che conoscono solo quelli famosi, siete voi che gli riconsigliate poi, ma dai, cioè, anche perché io gli consiglio sempre qualche manga un po' sconosciuto, mentre voi l'ho visto, quando magari un ragazzino dice che manga mi consigliate, Nana, Bleach, Naruto, One Piece e Vampire Knight. Siete voi che gli consigliate quelli più famosi, cioè, cerchiamo di collegare il cervello con la bocca ogni tanto, perché... Questi sapientoni che girano adesso, che dicono ah, sono otaku, e poi hanno solo scan, scan su scan, e non hanno neanche un manga. Come fai a definirti otaku o comunque appassionato di manga se non ne hai nemmeno uno? E leggi le scan? Ma le scan sono buone a leggere tutti. È più otaku un ragazzino che ha appena iniziato che ha un manga solo, un volume solo, che tu che non ne hai nemmeno uno. Io lo definisco così, mi dispiace essere un po' aggressiva e... Ma io non giudico questi ragazzini, invece questi lo fanno non avendo neanche un manga dentro casa. Poi prima la scusa era che loro compravano solo il manga che gli interessava, cioè solo la serie che gli interessava di più. E invece non comprano nemmeno quello. Perché se tu sei appassionato di Naruto e dici va bene, sai, però poi io non riesco a aspettare un mese, due, quando è che esce, leggo le scan, ok. E però quando esce il manga, compralo. Rifletteteci. Credo che ci sarà una seconda parte perché veramente questo argomento lo volevo trattare da parecchio tempo. Quindi aspettatevi la seconda parte, scusate lo sfogo, un bacione Keiko-chan.